Sono il divino, la divinità di questo canale. Per ottenere la mia benevolenza, premi la campanella e se l'hai fatto in questo momento, lascia un commento con scritto hashtag Torre Campana. Inoltre, passate da Instagram per i contenuti sacri di questo canale. Buona visione. Ragazzi e bentornati su Sleep Google, la serie che si occupa di scovare le malattie venere su Google. E quanto mi mancava dire queste boiate, cazzo. Bentornati in questa serie che a grande richiesta avete voluto. Mi raccomando, fatemi vedere che l'interesse non è calato, lasciate un bel mi piace e proviamo a raggiungere 300 like, perché al raggiungimento di quella quota andremo a fare sempre le fusioni, ma aggiungendo quello che qui è il terzo Pokémon fuso, e fidatevi che verrà fuori qualcosa di orribile. Come già annunciato in questo episodio, dopo aver esplorato i meandri di Google Immagini, di Google Translate e aver assaporato le fusioni Pokémon di prima generazione, andremo a fondere i Pokémon dalla prima alla quinta generazione, ma non dei Pokémon casuali, bensì dei leggendari con dei Pokémon totalmente random. Qui ad esempio potete avere l'esempio di questo Dragonceus, che sembra il nome di un fungo svizzero, che è particolarmente inquietante. Cioè, tipo, fa paura. A me fa paura sto coso. E non ho sinceramente intenzione di andare a vedere le altre cose proprio di clickbait, questo e altro. Detto ciò, iniziamo subito con la prima fusione. Andiamo a cavarci gli occhi dalla vergogna, ma prima, siccome stiamo facendo le fusioni Pokémon, dobbiamo passare al next level. E quindi, signori, fondiamoci anche noi con un Sableye. Madonna quanto sto diventando cancro. Come del resto questa serie, ha senso? Sì. Andiamo a randomizzare il primo Pokémon e speriamo di non dover finire subito all'ospedale. Oddio! Oddio, stai scherzando? Mi è successo davvero? Giraceus! Oh, a parte il nome che è orribile, ma davvero mi ha fuso Arceus con Giratina al primo colpo? Voi avete visto che ho cliccato random? Inizia benissimo tutto ciò. Tipo spettro normale. Allora, oddio, mi sorprende sta cosa, perché sembra fuso effettivamente bene. È una cosa incredibile che non mi aspettavo. Ero già pronto a commentare a Borti. Invece è venuto fuori qualcosa di carino. Ma raga, iniziamo col botto. Giraceus. Ma a noi non piace perché è troppo bello. Subito random di nuovo. Ok, perfetto. Così si ragiona. Monceus. Io ho paura pure dei nomi qua dentro, perché Monceus già è un tutto dire. Perfetto. Allora, possiamo notare come la faccia di Monferno sia applicata sul volto di Arceus con un ago, con ago, filo e spago e tutto il resto. Cioè, sembra che qualcuno ce l'abbia incollata con l'attack proprio. Tra l'altro, sembra un po' una bestemmia questa cosa che sto facendo effettivamente. Però va bene così, dai, va bene. Andiamo a farne un altro Delceus, che non si carica evidentemente, è troppo brutto. Delceus. Ok, perfetto, sembra il nome di una nuova preghiera. Delceus, con queste zampine molto fashion, tacco 12, proprio all'ultima moda comunque, all'ultima moda, io non volevo dirvelo, però mamma mia che cosa brutta. Andiamo, signori, a cambiare leggendario, andiamo a prendere uno dei leggendari più amati dai giocatori Pokémon, ossia Darkrai. Parte andare a vedere adesso questo aborto cosmico. Andiamo a vedere che cosa succede con la randomizzazione. Slowgrass, perfetto. Perfetto, perfetto. Ok, non ero pronto psicologicamente, colpa mia. Allora, tra l'altro, oddio, cosa... Cioè, sembra tipo che... Allora, qua farò un bellissimo zoom in editing, ma sembra che già abbia tipo un dente più grande della bocca. Cosa mi rappresenta quella cosa? Cosa sei? Però c'è da dire che in realtà non è fatto malissimo. Cioè, non sembra una cosa esistente sulla faccia della terra. Tra l'altro il tipo Water Dark è fantastico. Però non è fatto così male. Mi aspettavo molto di peggio da Slowrai. Cioè, che tipo è la Rai lenta. Detta questa puttanata, passiamo alla prossima random, che è, attenzione, Piprai. Oh, porca puttana, che cosa brutta è questa cosa. Oddio, ma questa è stata un'esecuzione. Ma se si è fatto la sedia elettrica, l'iniezione letale, la ghigliottina tutti assieme, cosa è successo? Mamma mia, a parte i colori che sono bellissimi, però zio, no, stai morendo, stai morendo, non c'è. Quella fiammella gialla che sembra la coda di Flareon, qua il terzo Pokémon non ce l'ho aggiunto, però facciamo finta di sì. E quella testa di Piplup che è un po' vagheggiante, sapete, no, è lì, però non si sa bene cosa, perché, dove. Un altro Water Dark, tra l'altro, vediamo se riusciamo a farne un altro di Water Dark con la terza randomizzazione, attenzione. Ok, allora, premesso che
Cioè, allora, è storto, no? Però c'ha questo sguardo. Questo sguardo che sembra incazzato, che se tu lo guardi da lontano, ti sembra veramente un Pokémon fatto bene. Cioè, io... questa cosa qua è strana. È strana, è fatta benissimo. E mi triggera, perché è una puzzola fusa Darkrai. Sono i Pokémon più sfigati fusi al dio dei Pokémon di tipo buio e... Dio. Che poi c'è Tornatutto, c'ha uno sguardo cazzutissimo. La faccia è photoshoppata relativamente bene, anche se c'è tipo è scrostata rispetto a quella che Darkrai c'ha sotto qua, che è tipo boh, qua sembra una barba in stile Silente. Però mi inquieta, perché è fatto bene, cazzo. Non come l'altro sito che era tutto fatto a caso. No, qui riesci anche a ottenere qualcosa di guardabile. Cioè, potrebbero farci Fakemon con sta cosa. Decima gen confirmed. Bene, cambiamo a sto giro leggendario e non so chi prende. Oh, Regigigas mi sembra abbastanza interessante, anche perché, ecco appunto, anche perché poi il risultato è questa cosa. Cos'è? Oddio. Allora, a parte che evidentemente questa qua è la versione autunnale, perché i cespugli sono arancioni, però vabbè, non era lui il Pokémon che dovevamo fondere. Randomizza, per piacere. Forse era meglio non randomizzare. Era decisamente meglio non randomizzare. Allora, Volgigas. Tra l'altro il nome è fighissimo. Però Volgigas, tra l'altro c'è un... È tutto sbagliato. È tutto sbagliato. C'ha la testa che è totalmente scollegata dal resto. C'è una striscia di pixel dritta che mi taglia il Pokémon. Cos'è successo? Randomizza di nuovo, via, vai. Forregi. Oddio, cos'è questa cosa bellissima? Oddio, è bellissimo. È epocale questo. È perfetto. È perfetto, sono triggeratissimo, è perfetto. Mamma mia, è perfetto, no. Voglio piangere, è bellissimo. Madonna, è perfetto, non c'è un errore. Potrebbe essere tranquillamente ufficiale sto Pokémon. È fantastico. È fantastico, c'ha tragliato non riesco neanche a parlare. C'ha gli occhi nella stessa posizione in cui Regigigas c'ha le palline. Quindi è pure verosimile. È perfetto, raga, è bellissimo. È Dio. Tra l'altro non ho ancora chiamato in causa Bortozard. Vediamo se riusciamo a rimediare subito alla situazione. A parte che sono quelle... Male. Ah, cos'è? Sembra una sogliola incastrata in un gigante. Cos'è, Bortozard? Salvaci, cos'è successo? Cos'è? Due leggendari fusi, ma cos'è sta cosa, Bortozard? Non cadere! Mi stava cadendo a Bortozard. Ok, ragazzi, ultimo leggendario da randomizzare. Siamo passati da Arceus a Darkrai e poi a Regigigas, ma siamo rimasti sempre sulla quarta generazione. Andiamo a prendere piuttosto qualcosa di nostrano, qualcosa di più vicino alla nostra concezione di Pokémon. Tipo ad esempio Paltu. Siamo pronti per randomizzare questo Paltu in un Riotu. Oddio. Oddio, cos'è sta cosa? È tipo Riolu Man della quinta generazione. Tipo lotta psico. Cos'è? Cos'è? Sembra un Mewtwo impuffizzato. Sembra che... Oddio. Tra l'altro non è neanche bruttissimissimo. C'ha il suo perché, raga. C'ha il suo perché. Oddio. Ma aspettavo di trovare qualcosa di orribile. Invece attenzione, perché c'è stato un miglioramento incredibile. Non c'è un errore neanche qua. Madonna, raga, che fusioni belle che vengono fuori. Riotu. Cioè, sono due fiumi comunque. Beh, randomizza. Oddio, non carica. Oddio, Espeon. Es tu. Ok, perfetto, evidentemente le canne fanno male, perché è andato in botta cosmica sto coso. Guarda lo sguardo, il collo non identificato, la bruttezza intrinseca, i colori delle orecchie che sono diventati quelli della coda, senza una connessione logica. Cos'è successo? Poi, tipo, è photoshoppato male e tipo, si vede sotto la faccia di Mewtwo. Oddio, evidentemente è un aborto questo, evidentemente una fusione è venuta male. Abbiamo sbagliato qualcosa nel concetto di riproduzione qua dentro. Signori, per l'ultima fusione del giorno occorre mettere gli occhiali della verità. Gli occhiali dell'incredibile potenza. Signori, pronti a randomizzare?
Mewtwo è diventato un pollo. Tortuga. Perfetto. Che se ci aggiungi un ga diventa tortuga. Volevo metterci tortuga per vedere cosa succedeva, ma è fino alla quarta generazione, sono molto triste. Io mi ero fatto ingannare da Victini, raga, invece era fino a... In ogni caso, signori, io spero che questo video vi sia piaciuto. Lo spero per me, non per voi, perché se vi è piaciuto c'è un problema di fondo. Vi invito a lasciare un mi piace nel caso, a iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti. Io non devo più fare fusioni, quindi... Inoltre vi invito a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed e a passare dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale. Detto ciò, ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.